chiamata da me, pace con il mondo l'ho chiamata. Allora, non possiamo uccidere nessuno, nemmeno i vegetali, perché sono, tranne i cibi, non possiamo uccidere nessuno. L'unico modo per uccidere nessuno è spingerlo senza dare pugni in una buca, non lo so, in qualche modo. Così non abbiamo ucciso noi, ma è come se si è suicidato. Poi, pure l'erba, quindi non possiamo scavare i blocchi di erba, costruirci sopra, non possiamo fare niente. L'unica cosa che possiamo fare è cercare di sopravvivere. Sì, sto creando un nuovo mondo e quindi si dovrebbe creare poco. E ho fatto perché però se muoio mantengo l'inventario. Non posso nemmeno tagliare gli alberi, quindi dobbiamo trovare subito una palude. Non una palude, un deserto, qualcosa. Dai, ma dai, almeno in un deserto potevo spawnarci. Dai, un lupo. Non posso mangiare, già li avrei uccisi con gli alieni. E c'è un problema, i ghepardi. Oh, ok, ho trovato la sabbia già. Ok, ottima posizione. Come ragni. Io sento ragni. Ti immagini tipo in giro, tan. Vabbè, è giorno, non dovrebbero disturbarci. Ma cos'è? Sento un ragno io. E dobbiamo sbrigarci. La sabbia è l'unica cosa. Ora c'è un problema. Possiamo cercare. Ah! La terra! Che sono stupido per il tetto! Perché questa non è erba, è terra, vedete? Ok, questa è terra, non ha erba, quindi posso scavarla, no? Ok? Voglio fare la mia subito casa con pareti in sabbia per risparmiare. Ok. Perfetto. Pietra, ma non ci serve, non possiamo scavarla nemmeno. Non abbiamo niente. Ok, siamo anche davanti all'acqua. Ok, ottimo. Io direi di costruirla nella sabbia perché ricordo che non possiamo fare niente. Quindi sfruttiamo le risorse che già ci sono. Non deve essere troppo grande. Ah, qua c'è l'acqua. Faccio così per risparmiare. Ok. Né troppo grande né troppo piccola. Ok. Perché dobbiamo pensare subito alla notte. Perché ho bisogno di sabbia. Ah, vai. Tanto la sabbia non è un essere. È un essere vivente la sabbia? No. Non credo. No, non è un essere vivente. Dai, non esageriamo ora. Cioè, tutto ma non un essere vivente, dai. Oh, cavolo, Vabbè, ho creato un mini tunnel. Per i mostri, così non possono venire. Ok. E anche per i ragni è obbligatorio il tetto, se no vengono e ti uccidono. E voi lo dovresti sapere bene. Ah, non voglio usare la terra, perché la terra è preziosa. Anche se là ce n'è un sacco. Devo usarla. Anche se qua c'è ancora sabbia. Se avessi una pala, farei già tutto. Che su Minecraft è inutile, tranne per oggi. Perché oggi siamo una specie di noob. Vabbè, io sono già un noob di mio, però voglio dire, ancora più noob. Ok, le torce! Come facciamo a illuminare? Questo potrebbe essere un problema. Ok, intanto... stavo dicendo costruiamo una botola, però poi ho pensato la botola non la possiamo. Ok, forse di terra la posso utilizzare perché non mi sembra che siamo così poveri, dai. Aspetta, scriviamo un po'. Ok, perfetto. Ora questa terra diventerà erba, no? Quindi dobbiamo fare attenzione a non sbagliare. Ecco, tipo così. Così non può crescere l'erba, ok. Così posso romperlo, casomai. Ok, secondo me risparmiamo sugli angoli. Gli angoli non li facciamo. Ah, che sono stupido, perché ho fatto gli angoli qua? Li salto. Ah, perché? Oh, che brutto essere il mio. Vabbè, io lo sono, però.
Essere noob è una cosa, essere noob è un'altra. Oh, che stupido, è ancora terra. Ok, devo sbrigare prima che diventa erba. Perché su Minecraft diventa erba quando non è bisogno dell'erba. Ok? Ora, se ci chiudiamo, però, non abbiamo luce. Quindi ora per ora... Cioè, dovrei chiudere anche qua, perché ho paura che spawnano mostri. E qua in teoria non dovrebbero... E come salgo io? Quella non era... Avevo controllato prima, perché l'avevo utilizzata prima. Ok. Il lupo ucciso! Meno male! Ok, abbiamo il primo blocco di lana e della carne. Ok, ok. Ottimo, ottimo. Le canne di bambù, di zucchero, quello che è, sono esseri viventi? No! Però crescono. Se crescono, sono esseri viventi. Se sono esseri viventi, non posso romperle. Non lo so, provo a rompere come i noob, con la terra. Vai di terra! Ma non ti piccone? Ma che me ne faccio della terra se la fornace? Però non va, solo con il piccone, d'accordo. Io ho bisogno di qualche legno, io ho bisogno di legno. Come faccio? Devo trovare subito un albero abbattuto, subito, immediatamente, ora. Ok, ok. E qui non vedo. Ah, ho fame ma non mangio. Anche se. Ho il carbone ma non lo posso scavare. Mamma mia. Cioè, la volta che troviamo un sacco di cose. Allora, se su Minecraft possono spawnare alberi abbattuti a terra. Cioè, io li trovo sempre. Ora che ne ho bisogno non li trovo. Comunque dico sul serio. Allora. Oh, qua intanto prendo un po' di terra, ma cosa blocco? Ok, devo fare molta attenzione a quelli che spacco. Allora, facciamo 3 infrazioni, ok? Meno male che non è un gioco aggiornato, non ci sono i zombie pure nell'acqua. Ok. Non voglio affogare, ho capito che... Oh, la ghiaia! La gravel, quello che è. Mi ha dato la cosa, però non ho bisogno. Ma gli dai i blocchi di ghiaia, ok, ok. Perché ogni tanto ti può anche dare quello che mi ha dato adesso, però. Ok, peccato... Ma non è che va a tentativi, tipo, di non darmi la terra o darmela. Scusate. No. Ok, non va a tentativi. Questo pure, vero? Immagino anche più duro, quindi non voglio provare manco. Dai, come faccio io? Si può la pecora nera, la pecora... Guarda, gioia di... Ti vuoi bene, maialino, non è vero. Però non ti posso uccidere. Un pollo. Spero di non incontrare il ghepardo, oppure mi sa che infrazioni ne faccio un botto. Allora, se trovo qualche creeper la notte, non lo spero minimamente proprio... Potrei cercare di fargli uccidere al creeper il maiale, no? Oppure trovare qualche lupo, spingerlo verso un animale, no? E farglielo uccidere a lui. Comunque io non sto trovando niente, ho perso pure casa mia. Ottimo. Io non ho capito. Qua c'è il carbone, tutte cose che non posso prendere. Lì le caverne, non mi piacciono le caverne. Cioè non mi piacciono almeno qua dove non posso farci. Allora se il lupo lo spingiamo scappa pure. Cioè il lupo scappa da me, capite? Ah, gli squid li volevo uccidere ma non posso. Cioè io pensavo che era più semplice la vita. Cioè no, sapevo che era più difficile. Però pensavo che non era così difficile. Beh, comunque. Aspetta, ok. Ok, almeno qua sto trovando esseri non viventi. Quello non era. No, non era. Non era, l'avevo visto, non era. Allora, non consideriamo le canne di bambù, ok? Cioè, secondo me non sono esseri viventi, anche se crescono, eh. Cioè, pure le patate crescono, cioè, pure le coltivazioni crescono, no? Ma mica sono esseri viventi, quindi... Teoria. Allora... Qua c'è l'albero abbattuto, ma non c'è il resto dell'albero, però
Ora vi state arrabbiando con me, ma ho ragione, perché se l'albero è abbattuto, anche se non c'è il resto dell'albero, questa qua era morto. Non era vero perché le radici c'erano, ma non viene considerato perché su Minecraft non ci sono le radici. Non è vero, si considerava. Però da questa cosa concedetela, l'ultima. Ora non lo faccio più. Aspetta, devo trasformarlo intanto. Intanto mi sa proprio che è meglio trasformarlo. Ok, e anche costruire una crafting table non sarebbe proprio... Anche se... Ma comunque, cioè, scusa, anche che faccio i rametti. Con i rametti non posso costruire... Intanto con i rametti non posso costruire cose, quindi... trasformato in una crafting table. Allora, se qui non mi viene a disturbare nessuno a notte, potrei anche stare, però la luce, gli ho detto, dentro un albero, perché le foglie fanno luce. No, prima infrazione. E dai, però già all'uno siamo. Manco me l'ero scordato. Un cretino, un imbecille. La mangio pure qua. E come sappiamo bene, uno solo mi sfanno. Allora, sapete tutti che io ho brutte conoscenze con la lava. Lo sapete bene tutti, non fate finta di niente. Ok, io vorrei fare finta di niente, però. Allora, la radice concedetemela. Oppure no? No, dai, solo quella valeva. Ok? Dai, che fortuna! Che fortuna, non dobbiamo costruirci con questo legno, eh? Soltanto materiale. Ah, mi piacerebbe scavare anche questo. I rami non sono vivi, i rami. No. I rami, contiamoli, i rami non sono vivi, anche se fanno parte di un essere vivente, quindi... Ok. Allora, trasformiamo tutto il legno. Non tutto. Uno. Perché poi dobbiamo fare le torce. Ok. Quindi, io direi facciamo un piccolo accampamento, piccolino, che ne dite? Non con la lana, con la terra, con il nub, a forza, è sabbia. Dobbiamo sprecare, allora, ma qua non posso costruire, perché togliamo l'erba, quindi è come se la uccidiamo, è come se la soffochiamo, cioè non è come se la soffochiamo, la soffochiamo. No, cocco, ci sono... Sento scheletri, sento cose brutte. Dai, la notte sta arrivando, io... Sì. Che cos'è quel blocco? I blocchi buggati non ci... Oh, altra legna! Che fortuna! No! Lo vedo quello scheletro! Sbrigati! Veloce! Lì c'era uno scheletro e l'ho visto bene. Allora, in teoria, se moriamo non ci fa niente, perché ho messo che mantengo l'inventario anche se moriamo. Ok? Va bene, facciamo finta di nulla con quello scheletro. Allora, ho altra legna, uguale altre torce da fare, però finché non posso fare... Allora, devo fare un piccone. No, erano zombie, i zombie no. Zombie brutti sono. E lì un creeper. I creeper pure brutti sono. Però paura. No slime! Dai, allora io sono amico degli slime. Non fatemi uccidere uno. Ecco. Allora, quello in teoria è piccolo, quindi non mi dovrebbe fare danno. Però. Ed è anche lento. Allora. Qua io rubo. Questo non lo posso rompere, questo blocco. Tra i slime. Hai rotto slime. Ok, scusate, ma ho ucciso un essere vivente. Due infrazioni. E dai, no! Dai, questa non me la contate. Non me la contate. No, non me la contate. Ah, facciamo che ogni tre infrazioni mi sono costretta a uccidermi. Quella non me la conta. Tre infrazioni, ma ancora devo fare la quarta per completare. No, come faccio qua? Devo scappare. Oh, un tre casellino già.
Ah, ok, mi sembrava uno slime, ti immagino. Ok, barrico. Uno, due. Perché ho scelto il castello? Che il castello sappiamo tutti. Ok, c'è la scala per fortuna, quindi non cade la sabbia. Perché qua c'è della sabbia? Ok, in teoria la scala è legno morto, perché è stata lavorata già. Ok, qua piazzo la mia crafting table. Ok, trovare questo villaggio è stata la mia salvezza. Stiamo facendo meglio del mio mondo in survival classico. Allora, quindi, non tutto quello che abbiamo trovato, ripeto. Perché ho sprecato questo legno? Vabbè, niente ci fa. Qui devo fare delle torce. Assolutamente, ma non posso cuocere. Magari loro hanno una fornace. Nell'altra casa hanno una fornace. Allora vado nel piano di sotto che è illuminato. Il piano di sotto è illuminato. Oppure rubo una torcia dal piano di... E se cresce però là un granchio e sale? E se mi parrico? Dai, ho un'idea. Avete torce? Grazie. Scusate, ma ne ho bisogno. Tanto il legno morto anche questo, oppure addirittura bruciato. L'ho presa, perfetto. Togliti la lana bianca, inutile per ora. Questo lo tolgo, anche qua. Due e tre. Togliamo queste. Poi tappiamo. Perfetto. Rompo qua. E tappo. Perfetto. Ora, torcia. Torcia. E torcia. Ok, non dovrebbero spawnare. Cioè, mi vorrei barricare anche là. Con la terra. Perché un po' di buio anche là c'è, magari se riduciamo il buio. No! Vabbè. Per fortuna c'è la scala. Oh, questi sono giocattoli, ma i giocattoli li devo scavare con un piccone. Però se li scavo. No, questi non li posso scavare. Tanto che mi interessa. Allora, intanto mi faccio il piccone a spada, non ha senso, tanto non posso attaccare. Anzi, forse è anche un vantaggio, perché abbiamo una cosa in meno da sprecare. Ok, picconi. E aspettiamo, perché non ho il letto, ovviamente. Magari però questi villager ce l'avevano, perché io sono andato nella casa più vicina. Dobbiamo aspettare la notte. Sentite, allora, io taglio un po' e ci rivediamo domani mattina. Ragazzi, ho pensato che... Aspetta, ora dovrei poter... Che i villager hanno le coltivazioni, però ecco, il giorno gli slime, questi mostri, non muoiono. Non muoiono. Cioè sì, non muoiono, giusto. Ok. Quindi dovremmo essere vegetariani senza farci vedere dagli slime. Perché gli slime sono delle vegetature, cosa sto dicendo? E quindi non gli piacciono queste cose. Ok. E mi picchiano. Ok. Ok. E ripianto perché... Brutto ripiantare. Ciao villager, sto lavorando a questo vostro. Vi frugo... Cioè, vi rubo le cose, però... Ok, però il grano non si può mangiare. Vabbè, posso fare il pane. Che sfamatura. Le carote... Ok, togliamo la gravel che non ci serve a niente e prendiamo qua. Ok, una carota, due carote, una carota nel mio stomaco, due carote nel mio stomaco. Che bello fare l'agricoltura. Guardate, sono una macchina per distruggere l'agricoltura. Tutto distruggo. Sono proprio un obeso. Perché qua non... No, qua non ha funzionato. Perché devo mettermi bene. Ecco qua. Tutto in uno. Carote, patate, tutto quanto io prendo. Non me ne va bene una. Poi ripianto i semi che uno stack intero. Non mi sa che... Cioè, quasi puro infatti. Cioè, più di uno stack di semi. Non mi sembra normale. No, ma io non capisco. Che poi, scusa, di dove i villager ci pensano loro, no? Allora, villager, e voglio farvi capire. Tenete. Ti ho preso? Ok, se l'ho preso. Aspetta. Il cibo ovviamente non glielo do, che me lo farei. Ancora, ecco qua.
prenditi tutto e va a fare agricoltura. E vabbè, scusa, devo piantare io le cose, cioè faccio il lavoro, vabbè, poi me ne frego, però almeno faccio lavorare a loro, me ne frego lo stesso, ma lavorano loro, ma almeno, no? Oh, non lo sto cavando male, voglio dire, cioè, patate per tutti, no, solo per me. Uè, pioggia di patate. No, scusate, attivazione vocale. No, peccato. Ok, va bene. Io direi di craftare ora un po' di pane. Torniamo nel castello, perché cioè, in realtà è una chiesa, però vabbè. Ah, qua avevo riaperto il passaggio per uscire, ovviamente. Ovviamente. Però non posso. Aiuto. E vabbè, mi voglio suicidare, lo facevo già prima, no? Perché tutto sto lavoro allora. Allora. No! Cosa ho fatto? No, no. Aspetta, tolgo questo. Ok. Va bene, ho sistemato tutto. Chiudiamo. Sì, dai. Mamma mia. Quanto forte l'ho premuto il tasto. Ok, allora. Uno, due, tre. Bam. Allora, uno, due, tre. Bam. E questo mi viene perfetto. Uno, due, tre. Ok, bam, per il cibo mi sa che siamo a posto in questo villaggio. Ora però della pietra, perché ho bisogno anche di aggeggi in pietra, aggeggi, di cose in pietra, insomma. E io mi sa che ora qua, io sono stanco di dover tappare sempre, e allora faccio una roba. Ah, ora la dobbiamo fare, ok. No, lo devo fare dopo, però... non c'è legno sufficiente. Sì, oh, che belle queste coltivazioni. Bellissime sono. Perché mi scavo così lentamente? No, bellissime. Mamma mia, l'acqua. Sì, l'ho fatto nell'acqua. Ok. Sono bellissime queste coltivazioni. Coltivazioni, non so parlare. Ok. Ok, ho rubacchiato. Mi sono fatto prestare un bel po' di roba. Perfetto. Torniamo là. Vi faccio vedere quello che voglio fare. Ok, allora, ho creato una botola e l'ho messa anche in modo che possiamo risalire. Perché se la mettevo da questa parte non potevo risalire più. Perfetto. Ora andiamo a prendere la. In pietra cosa ci dobbiamo fare? La zappa? Cosa ci dobbiamo... Cioè, perché di cibo siamo a posto, fanno tutto loro, no? Perché ci dovrei pensare pure io? Cioè, io rubo penso solo a rubarli e manco a ripiantare. Cioè, perché ci dovrei pensare io a coltivare? Io penso a rubarlo. Ok, qua sono cresciute un po' di carote. Uno, due, tre, quattro. Grano, questo è grano maturato, queste sono in teoria patate, no, carote, vabbè, mi frego anche quelle non cresciute tanto, al massimo muoio, che cosa ci vogliono fare, non è cresciuto, perfetto, qua me lo dà il grano, ok, e sta venendo una, no, un'altra notte, no, voglio il letto, magari qualcun altro ce l'ha il letto, un altro di questi villager, anche se di solito non credo che ce l'abbiano. Cioè di solito non ce l'hanno il letto, c'hanno la crafting table, la fornace. E dai! Io ci muoio, non voglio aspettare! Dai, ce l'avete un letto? Io quanto ho di lana? C'ho uno! E dai, un letto, ce l'avete! Grazie villaggio è senza un letto! Non sono delle case se non ci puoi dormire! Io direi di tapparci ancora una volta. Ciao villager, io me ne vado qua.
Buonanotte a tutti. E dai, però, ma io non posso fare così sempre, scusate. Tanto se moriamo però rispondo. Aspetta. Qua io ho la mappa, eh. In teoria se moriamo però mi rimane tutto quello che ho. Perché ho messo i privilegi dell'host. Vabbè, vi aspetto domani mattina. Allora, ragazzuoli, mi sta cadendo la telecamera. Allora, è mattino e io ho cotto un sacco di patate. Infatti, vedete, ancora non hanno finito di cuocere, ma era... Allora, quello non è piccolo, è grande, quindi mi attacca. Cioè, anche i piccoli ti attaccano, ma non ti fanno danno. Ok, allora, l'invasione degli slime lo chiamerò. Questo video lo chiamerò l'invasione degli slime, pace con il mondo. Così lo chiamerò. Scommettiamo? Ok, mentre prendo un po'. Allora, se trovo il carbone qui, in questa montagnetta... Ok, ho messo la volante quella. No, non ha caricato. Dai. Ma è vero, ho messo la volante. Ma vabbè. Facciamo finta di nulla. Il bug non è un bug. O sì. Oppure non ha finito di caricare la mappa. Ma io dove sto scappando, scusa? Ci ho capito scappare, ma perché così lontano? Cioè, scusa, così rischio di perdermi il villaggio addirittura. Mi sa che me lo sono perso. Ma avevo fatto una mappa off camera. Quindi, off camera durante i tagli, intendo. Quindi, vado a te, mangio dopo. Mangio il pane. Pane quotidiano. Gna 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 gna. Ok. In teoria l'ho fatto nella chiesa, quindi è benedetto questo pane o no? Boh, non lo so, io non ho mangiato. No, che slime. È piccolino. Non è piccolino, lo prendo come no. Ma gli slime, io dico, cioè li posso attaccare, perché dopo tutto loro non muoiono, diventano tanti, però soffrono in teoria. Aia. Fortuna l'avevo mangiato prima. Prendi veloce, tanto lo slime è lento. E vabbè, sì, ciccio, domani, eh. Ma può salire lui? Sì. Aspetta che faccio il furbetto. No, non posso difendermi, vero? No, no, cavolo, l'ho picchiato. In teoria ho fatto 4. No, perché non l'ho ucciso ancora. Finché non lo uccido va bene. Vabbè. Ciccio, manco sento più i tuoi passi. E infatti non mi insegui. Ma i villager mica si spaventano. E vabbè. Niente, lui si arrabbia. Se potessi dargli una spadata. Ah, sono tentato di dargli una picconata. Vabbè, io mentre... Ma scusa. Ma dov'è che lui può salire? Ok, qua non può salire. Villager, mentre che ci sei, tieni un bel po' di semi. Ci scambio le cose con il villager mentre c'è lo slime che cerca di uccidermi, ma proprio non lo considero. Ma togliti! Oh cavolo, sto cadendo. Togliti! Che cosa vuoi da me? Sono caduto in acqua. Che cosa vuoi da me? Aspetta, guarda io. Annennina, che buona questa patata! Che stupido. Guarda, non cerca di uccidermi. Ciccio, io prendo il grano, non è tanto... Cioè, domani mi raggiungi. Ma manco. No, villager! Come faccio di scambiare cose se c'è sto cretino ora? Allora, posso fare una cosa... Vabbè, tanto lento. Vai, non salire, non fare il furbetto, bravo. Ok, avevo fatto la provata, però non sono riuscito a scambiargli tutto il grano. Ok, ho altro grano qua nel... Ok, no. Provato! No! Si è spostato! Ok, l'ha preso il grano, è andato a prenderlo. Ok, meno male. Ti gioca, cavolo, perché no? Ma mi spinge, e ti spinge, aia, morsica lui morsica, oh. Ah, mi hai fatto male, ma ti sembra, non devi raccontarmi, io prendo, coltivazione, cioè però la mia dimora non può essere, cioè io non ti posso attaccare, sei fortunato oggi, però già mi verrebbe di darti una patatata in faccia.
Ciccio, ma dai, e io sono bloccato qua. Cioè, potrei scendere, tanto questo è lento. Senti, voglio prendere ancora più in giro. Olè, Ciccio. Beh, tanto è lento. Manco corro più. Vado, anzi. Aspetta, ma dove arriva? L'ha perso di vista già. Dai. Lo slime nabbo. Ero io che dovevo fare il nabbo in questa serie, non tu, slime. Ok, ha capito. Ma le sa salire le scale lo slime? Non credo. Vabbè, forse. Ciccio, non credo che mi puoi raggiungere. Ah, mi verrebbe di buttarlo in mare. Se ci riesco lo posso fare. È un blocco, eh. Ciccio, è un blocco. Anzi, sono tre quarti di blocco, perché... perché quell'erba che non c'è l'erba. Vabbè, io devo stare... Ciccio, ma... io non vorrei dire, ma non sto facendo buona impressione. Cioè, io sto facendo parkour e sono arrivato qua. Tu invece non riesci a salire un gradino? Ti sembra normale? Guarda come cerca di prendermi. Aspetta, posso rischiare e cadere, ma io... ecco, lo sapevo. Vabbè, tanto lui è lento, vero? Perché ha preso velocità? Ok, io prendo mentre l'agricoltura. Ha capito come si sale un blocco? Ha capito come si sale un blocco? Ha capito benissimo come si sale un blocco. E io ho capito come fregarlo. Sta facendo per il giro? No, mi ha aperto. E dai, proprio un nabbo di così. Ma dai, mi fa pena, poverino. Cioè, dai, Ciccio. Ho il tempo pure di mangiarmi una carota. Dove è finito? Ciccio, non mi fare i jumpscare, sai? Io mentre mi prendo le patate. Mentre... agricoltisco. Allora facciamola qualcosa. Cavolo, è salito? No. Perché era salito? Ma è mare, ma dai, poverino! Vorrei fine alle tue sofferenze, però non posso. Abbiamo fatto... cioè, la serie consiste che non devo uccidere nessuno. Senti, mi puoi uccidere quel pollo così ho un po' da mangiare anche, non solo da vegetariano, eh? Che c'ha tu? Sono smeraldi, voi volete, eh? Acqua carta, però non ce l'ho la carta, se vuoi però c'ho l'agricoltura che ho preso mentre quello mi incorreva, tieni. No, se le fregate l'altro, che cosa inutile questo, non ti fa commerciare. No, non gli posso attaccare, non posso uccidere. Ciccio, mi hai visto? E meno male. Ciccio, però non ti indemoniare. Ok, Ciccio, stavo scherzando. Allora, forse no. Vabbè, senti Ciccio, puoi fare un po' di parkour, no? Vabbè, il mob non posso, mi dispiace Ciccio. Oh, dai, qua c'è la stradina. Vabbè, manco con la stradina ci riesce, ma io me ne vado, manco con la stradina ci riesce. Ciccio, un po' di semi, ok. Mentre che il tizio, ma questi se li prendono, forse no, si se li preso. Non lavorano, ma questi mali se li prendono, vai bene. Ah, ok, mi sembrava che mi aveva... oppure mi ha perso. Non mi ha perso, perfetto. Ciao Ciccio. Ancora tu! Ma siete inutili. Ciao Ciccio, c'è un... sono arrivato in questa casa, non si sa come. Quarta infrazione. Mi dovrei far uccidere. Ma dove respawno dopo? In teoria io mi devo far uccidere, ragazzi. Ho fatto l'infrazione. Mi uccido così. Dai. No, non mi posso far uccidere da questo slime, dai. Dai, me la concedete. Dai, vi prego. Allora, facciamo così. Se io butto tutto il cibo, facciamo un patto. Io butto tutto il cibo che ho trovato. Tranne il grano ancora non è cibo. Le patate crude?
Scusa, io butto tutto il cibo, tutto, tutto. Mi dispiace. Cioè, in realtà lo do a questo, però vabbè. È bello che io lo sto dando più inutile dei villager. Anche il pane, perché il pane l'ho trasformato. Ok, io ho fatto questo ma non mi faccio uccidere, va bene? No, però ciccio, te le devi prendere le patate. Forse le patate cotte non se le prendono, solo quelle crude. E come si fa? Le patate cotte non se le prendono. Solo le cose crude si prendono. Intanto questo qua sta impazzendo. Allora. Io gli ho dato tutto, eh. No. Vabbè, ora gli ho dato tutto il cibo che avevo. Questo non se lo prende, che è colpa mia. Allora, mi posso tenere le patate cotte solo perché non se le prendono. Oppure le posso buttare un cactus, ma non ci sono cactus nei dintorni. No? Cioè, non voglio morire, dai! Cioè, posso morire? E se mi suicido? Però lui mi ha fregato tutto ormai. Però facciamo così. Io mi suicido. Com'è giusto che si fa? Però prima mi fate prendere un po' di cibo. In teoria dovrebbe rimanermi tutto l'inventario. Ok, per ora... È morto da solo! Si è buttato, l'abbiamo visto tutti. Vabbè, comunque... In teoria ora lo posso uccidere. Tanto ho fatto già le infrazioni, mi devo suicidare lo stesso. Cioè, lo uccidiamo tanto ormai. Ciccio! Cioè, ti sei fatto prendere in giro troppo... Ah, questi erano piccoli. Vabbè. Dai. Fatemi prendere un po' di cibo. Va bene, basta. Dico basta io. Mi devo suicidare. Le regole si devono affrontare. Ho distrutto un blocco d'erba. Quello che non dovevo fare. Lo devo fare. Secondo le regole. E vabbè, non mi faccio niente di danno. E non dovrei nemmeno mangiare. Cioè, se no posso morire di fame, no? Cioè, vale. Morire di fame. Però in teoria sono facile, quindi non posso morire di fame. Devo morire a danni di caduta. E allora? Allora, mi sto suicidando. Perché è l'unico modo. Dai, prima fatemi prendere un po' di blocchi, dai. Siate buoni, gentili. Un po' di blocchi prima di morire, un po' di terra. Aspetta, quanti blocchi ho? Ah, vabbè, non ne avrei niente. Allora mi trasformo questi. Oppure no, vedrò dopo. Allora, potrei mangiare, ma tanto non ce n'è bisogno. Quindi mi tolgo le patate. Ok. Mi sono preso 8 blocchi, mi sono concesso. Cioè, mi potrei far uccidere uno scheletro, ma da quello slime non mi faccio uccidere. Da tutti, ma non da quello slime. Ok? Sto morendo. Sto morendo. Appena morirò finirà il video, ragazzi. Ma fidatevi che se metterete un sacco di pollici in su e un sacco di visualizzazioni, io ricomincerò, continuerò questa serie. O almeno questa challenge, perché challenge. Ok? Siete pronti? Vabbè, non muoio. Vabbè, comunque voi lasciate il mi piace lo stesso. Finché sono morto non posso fare... No! E vabbè, è vero, l'esercito di slime. No, non voglio cantarla. Muori? Perché non mi ero fatto la spada, ma mi sembra normale. Mi devo uccidere, vabbè, non ne faccio... No, potrebbe tornarmi utile. No, dagli slime mi faccio uccidere a qualunque mob, ma non dagli slime, ok? In questo video si sono dimostrati stupidi gli slime. Quindi non dagli slime. Ok! L'ultima volta, ragazzi, avete lasciato un pollice in su, avete lasciato un sacco di visualizzazioni e la serie continuerà. Alla prossima! Prima però di chiudere il video voglio vedere se mi rimane tutto. Ok, perfetto. Era ancora notte. Ops.